ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Archizon. Grazie per essere qui ancora una volta con me per un video sul fai da te. Oggi costruiremo un carro armato telecomandato utilizzando questa struttura di mezzo carro armato che ho preso su Amazon. Voi direte: perché comprare mezzo carro armato quando vendono i carri armati già montati, assemblati e funzionanti? Perché io sono fatto così, a me piace costruire le cose da solo. Stavo progettando di costruire un carro armato partendo dai motori Arduino e utilizzando come cingoli degli elementi fatti con la stampante tridimensionale, quando poi mi sono imbattuto in questa mezza struttura che costava soltanto 19 euro. Poi ho pensato: vabbè, ci posso fare un sacco di applicazioni, ci posso mettere una telecamera, una mini pompa, così faccio il carro armato dei vigili del fuoco e fa spegnere un mini incendio. E questa struttura è molto interessante perché ha nella parte inferiore queste, diciamo, queste ruote che trascinano la cinghia, che sono ammortizzate, ok? Quindi io questo, diciamo, questa cosa avrei avuto molta difficoltà a realizzare nel mio carro armato. Ok, facciamo un piccolo test. Ho già messo delle batterie dentro, ho visto che è davvero potentissimo. Giriamo di così, primo motore, facciamo il test. Ok, facciamo anche il test là. A me questi contatti, come sono stati fatti, non piacciono proprio. Vediamo un po', speriamo che quando assemblerò tutto non darà problemi. Ok, sembra molto molto veloce. Ok, adesso io installerò la ricevente con il mio fido telecomando, questo con la sferetta gialla. Poi realizzerò una struttura col cartone della, diciamo, del ponte del carro armato. Inserirò questi due tappi che mi faranno da torretta e questa penna BIC che mi farà da canna da sparo. In questo primo progetto la torretta non è, diciamo, non è movibile e la canna non spara per davvero. Magari in un progetto successivo cercherò di realizzare questo sistema, anche perché poi ho un telecomando soltanto a due canali. Per mobilitare la torre, la torretta, sparare con il cannoncino avrei bisogno di più canali, e per adesso non abbiamo quattro canali, ma prossimamente. Ok, adesso faccio un po' di assemblaggio con la ricevente e facciamo un piccolo test. Ok ragazzi, ho fatto i collegamenti, facciamo un piccolo test. Ok, rotazione. Com'era la rotazione? Ok. Sì, rotazione sforza un po', ma magari un discorso di batterie, vediamo un po'.